Dal Vangelo secondo Matteo. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Gesù ci presenta in questo capitolo 25 del Vangelo di Matteo quello che è stato definito il discorso escatologico, cioè le cose che stanno alla fine della nostra vita. E oggi attraverso questa pagina ci presenta una immagine bellissima, una festa di nozze. Al centro c'è lo sposo, c'è tutta la festa attorno allo sposo e ci sono cinque vergini stolte, dice il Vangelo, e cinque sagge. Perché sono stolte e perché sono sagge? Perché la differenza è data dalla custodia che hanno dell'olio di riserva, perché lo sposo ha un problema, tarda ad arrivare. Infatti il testo dice a un certo punto che a mezzanotte si sente un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» E le vergini sagge, avendo l'olio a disposizione, hanno potuto attendere nella notte con la lampada accesa ed entrare nelle nozze, e quelle stolte no. Qual è il messaggio che ci viene dato oggi da questa pagina del Vangelo? Beh, innanzitutto il primo messaggio è questo. Oggi il Signore mi chiede: ma tu la mattina quando ti svegli ti prepari per andare ad un funerale o a un matrimonio? La nostra vita è andare verso le nozze dello sposo, cioè di Gesù, che è il motivo e la forza della nostra festa, oppure viviamo le nostre giornate trascinandoci? Ecco, questo è il percorso sul quale oggi vi invito un pochino a riflettere. Il secondo messaggio, e così facciamo un po' sintesi di quello che Gesù ci dice oggi nel Vangelo, la vita è saper aspettare. Quando tu sai aspettare, sai tenere viva la lampada, il desiderio acceso, incontri il Signore ed entri nella festa. Vi auguro di vivere così questa giornata.